maschi e femmine hanno linguaggi diversi, io ci tengo che rimangano tali, che non ci si comprenda. Infatti spesso mi sforzo di esprimermi male, perché così mia moglie viene meno la comprensione lei, mm-hmm. che lei desidera, ma aumenta l'amore. Quindi per me è importante che noi maschi difendiamo il diritto di... Al mistero, cioè di non capire le nostre mogli e di non essere capiti. Anita, per esempio, quando io parlo, dico qualcosa, però non è che ascolta quello che io le dico, lei ascolta se io lo dico nel modo in cui lei vorrebbe che io lo dicessi. Adesso, mettiamo la sigla DJ7, proviamo anche questa volta, non so se YouTube ci permetterà, l'altra volta sì, comunque abbiamo i Talking Heads. Stop, se no YouTube ci frega. Vai, moglie, tu che non hai capito quello che ho detto, di qualcosa che io non capisco. Già mi verrebbe da correggere quello che hai detto. È giusto, giusto, io sono qui per essere corretto. Sì, tu non concepisci il parlare per comunicare qualcosa a me, ma in più quando parli è più un divertismo. Cioè, cioè è più per o parlare di qualcosa che ti interessa, allora li parli tantissimo, oppure per fare un gioco di parole, oppure per fare... Cosa c'è con... Io voglio preservare, cioè, la mia... Quando tu devi parlare per dirmi, chiedermi di fare qualcosa o per dirmi, cioè che nel vero scopo della comunicazione, allora lì ti fai il parco di parole, di spiegazioni, riduci il tuo vocabolario e quindi io... Tu è vero che tu capisci benissimo quello che io intendo, però no. Vorresti che io lo esprimessi come... Non sempre lo capisco e quindi io ti chiedo di riformulare, di dirmi meglio, di spiegarti meglio. Perché tu hai visto troppe cose sul modo in cui marito e moglie devono comunicare fra di loro. Invece io cercherò di aiutare voi coppie a non seguire troppi consigli, perché poi si entra in una performance, l'amore non è una performance, quindi salviamo i mariti che non riescono a mettere in pratica tutte le tecniche di comunicazione fra marito e moglie, tutti i linguaggi dell'amore che sono almeno 150.000 per i maschi e 2-3 per le donne. Io voglio salvare tutti i mariti che già hanno tanto da fare durante il giorno e devono mantenere un mistero, non devono comprendere fino in fondo la propria moglie, devono invece sedurla piuttosto, cioè avere quel distacco che permette comunque un fidanzamento continuo. Sigla. No, ok, allora io in realtà sono d'accordo con te sul discorso. No, allora no, allora chiudiamo e facciamo altro. Allora, non su tutto, ma sul discorso che un po' il discorso dei linguaggi dell'amore porti a vedere come una performance, cioè tu devi, siccome conosci il mio linguaggio, poi lo devi fare e se non lo fai questo in realtà porta al litigio o comunque insoddisfazione. Non siamo contrari ai linguaggi dell'amore e a tutti i suggerimenti che possono esserci sulla coppia anche a livello psicologico, è che c'è così un'abbondanza che poi uno si sveglia e deve ripassarsi tutti i metodi con cui riuscire ad avere un rapporto buono con la moglie. Invece il rapporto non deve essere ottimo, se no poi non c'è più quel bisticcino, capisci? Io non devo sapere tutte quelle cose. No, sì, alla fine che in realtà ne abbiamo parlato varie volte di questa cosa e tu hai detto sì il modo, che è vero, che lo penso anch'io, il modo più efficace di stare in coppia in realtà, quando, cioè vuol dire, stiamo parlando di una coppia che ha fatto un percorso di discernimento, che si è sposata, che ha un certo tipo di valori, se uno si sposa amando l'altra persona e impegnandosi in una fedeltà, in una, come dire, con tutte le ottime intenzioni e volendo il bene dell'altro, in questo contesto, secondo me, è vero che poi cioè bisogna accettarsi un po' come si è e anche accettare un po'. Questo non esclude che non si parli, no, cioè quando c'è un problema o di tante cose, io per esempio, io gli dico tutto e cioè noi c'è un dialogo, però... Sì, però noi abbiamo anche questa che tu puoi fare così. Cioè noi maschi ce l'abbiamo già dentro, no? Cioè noi abbiamo problemi di udito. Non è cattiveria. Sì, avevi trovato un articolo che diceva che avete... Io parlo solo di cose scientifiche. No, vabbè, e comunque, cioè, il senso è che comunque poi...
cioè un po' accettarsi un po' come si è e capire come si è fatti. Non mi capisci, tu non mi capisci e non capendomi no, tu, mi ami. Tu sei un mistero per me e questo io te l'ho detto un mese fa. Se stiamo lì tutto il giorno a cercare di capirci, ci molliamo. Io adesso vedo tutti i divorzi perché stanno troppo a capirsi. No, la causa dei divorzi, la comprensione. No, secondo me, no, la causa dei divorzi. Sto scherzando, adesso metto i tuoi kines per farvi capire che sto scherzando. Lo dice anche David Byrne. Tra le righe. No, sì, perché il punto è che forse noi abbiamo sentito tanto parlare del dialogo, no? Come se tutto si basasse sul dialogo. Il dialogo ha una sua importanza, ma per noi non è così tanto. Nel senso che... perché, ok, io ti dico tutto quello che voglio e quello che non va e tutto, tu fai lo stesso. Se siamo lì poi, cioè poi ci manca lo step successivo perché io ho detto tutto quello che voglio, penso, tu lo stesso, ma poi cosa facciamo? Cioè possiamo rimanere in realtà separati, nelle nostre, ognuno nella sua isoletta, a dirci finché tu non ti muovi, non fai questo e l'altro mi rinfaccia le cose, cioè secondo noi non è la via. Questo diceva Father Mike Schmitz, dice che lui ha parlato con un consulente che aiuta le coppie e diceva che il motivo in realtà dei divorzi è l'egoismo, io. Cioè se il dialogo diventa una cosa... una scusa per poi dire ecco io quello che voglio, tu non lo fai e l'altro fa lo stesso, è la via per poi lasciarsi. Invece dire ok, guarda, ci sono delle cose, marito, io ti amo, queste cose stai sbagliando, queste cose non vanno bene, queste cose mi fanno soffrire, questo è fondamentale dirselo e non stare là ad aspettare che lui le capisca da solo. No, non esiste, bisogna essere molto espliciti, cioè dirsi quando le cose non vanno. Però allo stesso tempo cioè, si tratta di venire incontro, cioè di non fare i conti, tu che lo sai che il mio linguaggio dell'amore non l'hai fatto, allora cioè perché ci mettiamo su piedi di guerra, ma devi dire guarda. Sì, possono essere utili tutti questi consigli psicologici, ma è un po' una questione di equilibrio, di riuscire a capire quanto ci possono essere. Il punto è utili. Che l'altro comunque è... Perché io poi ho letto una volta che, di questo psicologo, che lo chiamavano l'anti-Freud, si chiamava Adler, vedeva la sanità mentale e anche la sanità comportamentale molto vicina alla santità, cioè vedeva come gli insegnamenti della Chiesa, il cammino di santificazione, fosse in realtà il modo migliore per avere anche una sanità mentale e un buon rapporto con le persone. Quindi già, perché a volte si sostituisce il cammino di santificazione con una serie di performance psicologiche da attuare in varie situazioni. Cosa che a me fa venire un'ansia pazzesca e quindi metto un attimo la musica. Poi ha un intro che non finisce più, inizia a cantare fra 12 minuti. Come facciamo? Va bene l'intro. E quindi già il cammino di santificazione in una coppia, cammino che già riempie una vita, pone un sacco di ostacoli anche psicologici da affrontare, il dialogo, l'accettazione, la comprensione, la pazienza. Esercitare tutte queste virtù, esercitare le virtù cristiane o provarci nella preghiera, già, anzi, è il modo principale per un buon matrimonio. Un modo che ti fa uscire un po' dal tecnicismo che c'è oggi anche nelle relazioni. Secondo me, quindi praticare il cristianesimo nella coppia, cosa che magari si tende a fare poco e si sostituisce questo con molte soluzioni a mille situazioni, eccetera, c'è come un 90% di psicologia e un 10% di cristianesimo. Mettendo un 70% di cristianesimo e un 30% di psicologia ispirata al cristianesimo, vorrebbe fuori Talking Heads. Relax. Incomprensione e relax. Marito, ma hai spiegato benissimo. Cioè, ma io, vabbè, ai miei amici del Deadcap non sento niente. Hai parlato benissimo, veramente sono... Cancelliamo questo, lo molto cancelliamo. Bene. No, però voglio aggiungere questo. Ho parlato così bene, salutiamo tutti. Aspetta che deve cantare di finale. Dai, fammi dire questa cosa, poi fai cantare. Dai. Allora, sì, perché poi la logica secondo me è quella del dono. Il matrimonio cristiano, cattolico, ok? Cioè la logica è quella del dono, di dire ok, io non sto qua a fare i conti di tutto quello che manca, che non va, di quello che lui dovrebbe fare ma non fa, eccetera, ma mi metto nel dono.
cioè accettare, accogliere l'altro, invece ogni volta c'è un po' questa cosa di cambiare, cambiare, poi l'altro non cambia e poi allora basta, ci si... Viva l'incomprensione, io non ho capito cosa hai detto, sono contento così. Viva l'incomprensione, io non voglio ascoltare, voglio vivere insieme a te e tutto il resto, ma ascoltare. No, Marita, adesso questo non ti giustifica adesso che in Dead Cat qua, e allora tu in comprensione non parli, non ti spieghi, non mi... Non parlo più io, non parlo più. Parla lui.